Ciao a tutti ragazzi, in questo breve tutorial vi faccio vedere un modo che magari qualcuno di voi conosce già, ma che potreste trovare molto interessante per andare facilmente a installare, a integrare entrambi il Google Analytics e il Google Search Console sul vostro sito senza andare a fare tutte quelle pesanti operazioni che abbiamo già descritto in questo canale, andando a prendere i codici, andando a installare su un plugin chiamato Headers and Footers. Quindi attraverso un unico plugin possiamo fare entrambe queste azioni, come ho detto, molto facilmente. Allora, per ricominciare abbiamo bisogno naturalmente di un account di Google, all'interno del quale abbiamo effettuato il login. Dopodiché andiamo sul sito. Andiamo su Plugin, clicchiamo su Add New, aggiungi nuovo. E qui cerchiamo Google Sitekit. Andiamo su Invia. Il plugin in questione è questo qua, Sitekit by Google. Lo installiamo e lo attiviamo nel consueto modo. Quando è attivato abbiamo una sezione che è stata creata qui a sinistra nella nostra barra di navigazione, altrimenti possiamo andare qui cliccando semplicemente su Start Setup per incominciare la configurazione, ci clicchiamo sopra. Dopodiché Welcome to Sitekit, let's get you set up. Qua ci chiede di effettuare login with Google. Andiamo a fare direttamente, scegliamo l'account che ci interessa. Qui andiamo a cliccare queste due caselle per permettere appunto a Google di andare a effettuare la connessione. Clicchiamo su Continue. Qua dove ci chiede Verify Site Ownership, clicchiamo su Proceed. Ok, il nostro sito è stato verificato. Allow codeexportable.com to access Google account data. Clicchiamo su Allow. Setup Search Console. Andiamo su Add Site. Ok, andiamo sul dashboard. Sul dashboard di Sitekit, dove poi naturalmente potremo andare a vedere tutte le nostre statistiche, andiamo a vedere che il Google Search Console è stato connesso alla perfezione. Qua vediamo che possiamo connettere anche altri servizi come AdSense e Page Speed Insight. In questo caso Google Analytics, però quello che ci interessa, non è ancora connesso. Quindi clicchiamo su Connect Service. Scegliamo nuovamente il nostro account, clicchiamo su Continua. Ok, aspettiamo un secondo che il servizio di Analytics si carichi. Ok, qua scegliamo il nostro account, il property e qua clicchiamo su Configure Analytics. Additional permission required. Procediamo. Scegliamo nuovamente il nostro account. Nuovamente su Continua. E voilà, il gioco è fatto. Quindi entrambi il Google Search Console e il Google Analytics sono stati integrati sul nostro sito in meno di 10 minuti.
Ok, questo è tutto per questo video, era soltanto quello che volevo comunicarvi. Condividetelo, cliccate mi piace se l'avete trovato utile e interessante e come al solito cliccate sul subscribe per la notifica dei miei prossimi video e tutorials. Alla prossima, ciao!